Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo precisamente a Sant'Agata Bolognese, a una delle aziende più importanti al mondo di auto. Precisamente la Lamborghini, è un'azienda che conosco molto molto bene perché ormai sono 3 anni che corro per loro e oggi ho avuto la fortuna e il piacere di essere invitato qui per vedere come viene costruita una Aventador. Ma prima di entrare nel vero e proprio cuore dell'azienda vi porto a fare un giretto con me nel museo dove ci sono tutti gli esemplari sia moderni sia un po' più passati che ha costruito Lamborghini. Qui possiamo notare l'Asterion, che è una concept car completamente ibrida, purtroppo non è mai uscita. Un V10 5200, 910 cavalli, 320 km/h, 50 km di autonomia elettrica. Per poi passare a un'auto che conosco molto molto bene, è la Huracan performante. Spero di provarla presto su strada e forse ci farò anche un video dedicato. E qua c'è la primissima e unica SUV della Lamborghini, la Urus. E poi qua c'è la bellissima Centenario, 40 esemplari al mondo, 20 coupé, 20 roadster. Questa sono sicuro invece che la conoscerete ormai molto bene, la macchina con cui corro e con cui corro nel GT Open quest'anno ed è la Huracan GT3 del team Grassel. Questa macchina ha vinto la 24 ore di Daytona, ha vinto un po' tutto nei primi anni di corse per la Lamborghini nell'ambito GT. E qui dietro di me c'è la bellissima Lamborghini Veneno, 3 esemplari al mondo coupé e 9 esemplari roadster. Devo dire che è stupenda, stupenda. E c'è anche la rarissima LM002, che è un po' la macchina che ha anticipato l'Urus di un po' di anni. Non è proprio un vero SUV, è più un fuoristrada. Con un 5200 V12. E questa, devo dire, che è una delle mie macchine preferite di sempre. La famosa Diablo GT. Ve la ricorderete sicuramente. Se non ve la ricordate, siete troppo giovani. Questo è stato il momento in cui ho finalmente deciso di creare un'auto perfetta. È questo il primo motto di Ferruccio, il creatore della Lamborghini. E da qua incominciamo il tour, che è l'entrata principale, quella storica, dell'azienda Lamborghini. E qua si entra nel cuore dell'azienda, della Lamborghini, dove vengono costruite tutte le Lamborghini del mondo. Vedremo cose che di solito non vengono riprese e ho avuto questo consenso e questo grandissimo regalo anche per voi. Partiamo ammirando il motore V12 della Aventador, che viene montato su tutta la gamma della Aventador, e tra pochissimo vi porto a vedere da lontano come viene costruito, come viene assemblato. Questa appunto è la linea produttiva del motore, che vediamo 5 stazioni diverse e una persona, in questo caso qua se ne vedono anche due, per ogni stazione. E subito dopo possiamo ammirare la monoscocca sempre della Aventador, che adesso vi porterò a vedere nei dettagli. Prima di andare a vedere tutto l'interno, come viene fatto, viene costruito, vi ricordo pure che c'è la buona Elvi che è con me. Ciao ragazzi. Quindi vedrà anche lei tutto. Non mi potevo perdere il tour in Lamborghini. Ti piace? Tantissimo. Passiamo al settore della selleria, dove è personalizzabile al massimo. Infatti si può notare qui tutti i materiali, dall'alcantara al fine nappa, e tutte le pelli varie che si possono scegliere tra 55 colori, quindi tantissimi. E qua ci troviamo all'angolo ad personam, quindi si può personalizzare come ben si vuole tutto l'interno della macchina, si può cucire qualsiasi tipo di cosa. Qua infatti qualche esempio, vediamo cosa è stato scelto in questo periodo fino ad arrivare al cane. E siccome la pelle viene spedita da un fornitore esterno, qua ci sono delle persone che controllano a mano tutti i giorni tutti i difetti della pelle. Infatti vengono segnati punti un po' più rovinati per scartarla. Per poi passare al settore, diciamo, più femminile, perché dove lavorano più donne in tutta l'azienda, che è il settore di cucitura. Gli arrivano tutti i pezzi già selezionati e poi loro li cuciono insieme. Qui invece viene montato e costruito un sedile, dove vengono inseriti tutte le parti elettriche e gli airbag del sedile.
poi viene testato in quel box lì e il risultato dopo 9 ore di lavoro è questo. Per poi passare qui dove vengono i pezzi già tagliati e qua vengono incollati su tutti i pezzi dell'auto. E qua ci troviamo alla primissima postazione della linea di montaggio di una Aventador, dove non sanno ancora precisamente chi sarà il proprietario per motivi di privacy. Ogni linea ha un suo tag time, che è praticamente un timer che avvisa i ragazzi quanto tempo hanno. Sulla Aventador hanno circa 82 minuti circa. E in tutta questa linea non si fa distinzione se è coupé o roadster, infatti qua si vede un Aventador roadster. Invece in questa stazione qua vengono montati i serbatoi, che solitamente sono due serbatoi da 45 litri, invece per il mercato americano sono due serbatoi da 40 litri. E invece in questa stazione qua viene inserito il cruscotto nella macchina. E qui siamo alla stazione mariage, in poche parole dove viene unito il motore alla macchina. Qui invece ci troviamo esattamente al premontaggio sospensioni, dove possiamo vedere delle pinze dei freni, dei dischi, dei braccetti. E il risultato finale è appunto questo. E il lavoro è circa di 100 minuti per 4 sospensioni complete. E qui subito dopo vengono montati sull'autovettura. E qua ci troviamo all'ultimissima postazione, dove viene messa in moto la macchina per la prima volta. Poi viene spostata e portata alla linea test. E abbiamo la fortuna di sentire una Aventador appena messa in moto per la primissima volta. E poi l'autovettura va direttamente al banco assetto, in questo caso qua vediamo un Huracan perché è ancora in fila l'Aventador che è partita prima, dove viene controllata la campanatura, le convergenze e l'incidenza. Per poi passare all'ultimissimo test statico, che è il famoso banco prova, dove ci sono tutti i check di routine prima di passare su strada. Io direi che per questo video è quasi tutto, e dico quasi perché ora viene la parte più bella, soprattutto per me, perché sono venuto qua in Lamborghini per ritirare un oggetto molto molto particolare. Abbiamo parlato della Aventador e mi hanno dato l'Aventador SVJ. Avrò questa macchina per una settimana e riuscirò a girarci un video che vedrete tra molto molto poco. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuta questa tipologia di video, avete visto abbastanza, vi ho fatto vedere il più possibile di quello che si può vedere, e ditemi cosa pensate di questa macchina. E ricordatevi di seguirmi su Instagram Federico_Leo88 e di attivare la campanella qui sotto. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Io intanto mi diverto.